Buonasera, siamo qui nella libreria di Livia De Maio Pironti e Francesco Gambardella per proporvi una raccolta di poesie, Riconoscersi, di Monica Iamunno Milano. Buonasera Monica. Sono, come dicevo, una raccolta di poesie sia in italiano che in vernacolo. Il titolo è particolare e indicativo. È da sicuramente il senso di un percorso interiore e di crescita di colei che ha scritto queste poesie. Buonasera. Sì, in effetti, anzi, a dirla tutta come avevo riflettuto un po', questo titolo, sai che all'inizio era staccato, era spazio conoscersi. Poi alla fine, durante la lavorazione, l'editing, la cosa, ecco che lì è arrivato poi la soluzione, la risposta. Quindi è stata anche un'altra rivelazione, quella praticamente di unirla. E quindi ha significato anche un altro passaggio interiore, quindi quello di presentarlo unito. Ma ci doveva essere questa lettera maiuscola, perché fondamentalmente sì, uno è meglio conoscersi per poi riconoscersi. La poesia sicuramente è una forma d'arte superiore e sublime, ti porta in altro e ti porta oltre, ma non ti distacca assolutamente dalla realtà, anzi è una riflessione, un'osservazione proprio della realtà, non soltanto, ma anche del nostro modo di essere in quel momento che creiamo. Sì, in effetti la poesia nasce per come, diciamo, la sento io, sono dei sussurri interiori, sono delle emozioni che praticamente vengono sollecitate, può essere da un fatto quotidiano, da una qualsiasi esperienza, che però ovviamente in me io ho capito che dovevo tirarle fuori attraverso la poesia, anche perché la prima poesia mi è arrivata in sogno e quindi mi ha dato la via per poter bypassare determinate esperienze un po' dolorose. Le poesie sono intervallate da aforismi e anche da disegni. Gli aforismi sono i tuoi, ovviamente, pensieri frutto di riflessioni o di osservazioni. I disegni no. Di chi sono? Allora, i disegni, ho chiesto la collaborazione di di Maria Rosaria Mottola, che è una psicologa che ovviamente disegna anche. E quindi ho detto che meglio di lei può interpretare queste mie poesie proprio per avere un riscontro di quello che in lei suscitava la poesia, per poi disegnare quello che lei aveva visto. Ecco perché la poesia è un percorso interiore. Certamente. Senti, nella prefazione tu menzioni un leader statunitense, parli di Harold Klempt, una persona che ha scritto circa 70 libri di 81 anni e quindi ha anche lui un suo percorso di vita. Che cos'è che ti colpisce e ti continua a colpire di lui? Lui è un maestro vivente, quindi non è una persona che continua sempre a studiare. E in effetti io in un momento della mia vita mi sono fermata e ovviamente, siccome mi sono sempre interiorizzata perché mi chiedevo tanti perché. Poi alla fine ho conosciuto il maestro, ho conosciuto i suoi libri, i suoi scritti, i suoi discorsi e alla fine ho trovato tante risposte a quelle mie domande. Ed è così che continuo a seguirlo fin quando alla fine è la mia anima che ha bisogno di, diciamo, di risposte. Ed è questo il motivo per cui l'ho citato nel mio libro.
Anche perché noi siamo comunque sempre in evoluzione, non ci fermiamo mai, siamo sempre in crescita, quando ovviamente siamo aperti a una cosa del genere. Ebbene, a questo punto io direi di invitare coloro che ci stanno ascoltando a leggere le tue poesie. Le poesie sono da assaporare lentamente, non sono come un romanzo da leggere in un'unica soluzione, e quindi da tenere sul comodino e ogni tanto leggere una poesia e meditare. Un saluto quindi dalla libreria, dalla La Libreria di Livia De Maio Pironti e Francesco Gambardella. Monica Iamunno, Milano, Riconoscersi. Grazie a tutti e buona lettura. Infatti io anche nella mia nota dico che sono, cioè sono una poetessa che sono le emozioni che mi danno l'ispirazione. A voce romana e a voce del popolo, affrante, sconfitte, esausto e sopraffatte. A voce romana sono le speranze, i morti e rinascite. A voce romana parla tutto il mondo. A voce romana è una chiamata da me. Quindi fondamentalmente il messaggio è sempre lo stesso, è la gioia di vivere e che con tutte le avversità della vita noi ce la possiamo fare. Riconoscersi. Passeggiavo con te, sembrava un primo incontro, due corpi fra tanti, insieme e uniti, solo di nuda e lucente essenza, veri agli occhi delle anime. Ti abbracciavo ad ogni passo, ti percepivo e accarezzavo col silenzio. La tua premura, una grazia al mio assopito cuore. E nel sederti accanto, il tempo mi rapiva per un po'. Mi sfioravi di nuovo, salutandomi con «A presto, sei meravigliosa». Riconoscersi è l'incanto e risparire nel nulla.